bullismo è un fenomeno molto diffuso al mondo. Il bullismo consiste nell'usare la violenza fisica o psicologica nei confronti di una vittima che spesso viene ripetuta dal bullo più debole. Purtroppo esistono diverse forme di bullismo. Il bullismo fisico, che consiste nell'usare la violenza fisica come calci o pugni per opprimere la vittima. Il bullismo verbale, che consiste di usare una serie di parole o affermazioni che vanno ad intimidire psicologicamente la vittima. Oppure il cyberbullismo, che consiste nell'usare le nuove tecnologie come internet o i social per minacciare una persona oppure metterla in imbarazzo, postando per esempio delle loro foto. E inoltre il bullismo che è un atto da condannare, perché a causa di questo fenomeno purtroppo molto diffuso molte persone tendono il suicidio appunto a causa di questo. Quindi io dico no al bullismo. Il bullismo è un reato, infatti ci sono due vittime in questo bullismo: il bullo e la vittima. Il bullo si sente incoraggiato dagli ignoranti che lo supportano, invece quello che viene preso di mira è sempre indifeso. Infatti vado a dire stop al bullismo. No al bullismo. Come sappiamo, il bullismo ha come protagonisti due persone. Il bullo è colui che sottomette e la vittima è colui che subisce la sottomissione. Ma la colpa non è del bullo, ma degli spettatori che eccitano il bullo a fare ciò che non dovrebbe fare e così non aiutano la vittima. Ma questi ragazzi non vanno messi da parte, perché queste azioni che fanno possono essere dovute a disagi o può essere anche che subiscono del bullismo da persone più grandi. Infine concludo che nessuno deve disturbare la tranquillità altrui, perché siamo liberi di fare tante cose. No, è un bullismo. La violenza è l'ultimo rifugio dell'incompetenza. No al bullismo. Noi del Morselli siamo contro il bullismo. E comunque, la violenza è l'ultimo rifugio dell'incompetente. Ed ecco tardi prendersela con i più deboli. No al bullismo. Noi dell'ITIS Morselli siamo contro il bullismo. E comunque ricordiamoci, quello debole è il bullo e non quello che subisce.